Era domenica dopo la messa con una famiglia che conosciamo, con cui siamo andati a messa insieme, abbiamo deciso di mangiare una rosticceria della Balduina nota. Entra questo ragazzo con questo cane enorme, mia moglie insieme ad altre persone avevano paura di questo cane, gli hanno chiesto gentilmente di tenerlo al guinzaglio. Per me è il modo con il quale poi questo signore ha risposto, insulti pesantissimi ad alta voce, tant'è che io mi sono alzato, ho fatto per andare verso di lui per capire perché mia moglie fosse aggredita e ha cominciato ad aggredire me con la stessa tipologia di epiteti. Ho deciso di uscire e di chiamare le forze dell'ordine. Questa cosa lo ha scatenato perché io mentre uscivo ha incominciato a colpirmi sul collo, infatti tutta questa parte qui indolenzita e ho ancora mal di testa. E ha continuato, io ho cercato di parare i colpi perché però era una furia scatenata. Sono intervenute le persone, ma non riusciva a calmarsi. Ha preso delle bottiglie, me le ha tirate, io sono riuscito a evitarle. Sono arrivate queste due volanti, dopo 20 minuti, 25 minuti, ho detto, vabbè, lei può sporgere denuncia querela entro 90 giorni. Ho detto, scusi, il signore? Cioè, il signore l'abbiamo mandato a casa con la mamma. E siccome faccio questo mestiere, ho detto, ma scusate, una lezione di domicilio, un riconoscimento, l'avete convocato, lei non si preoccupi, ci faccia fare il nostro lavoro. E io, la mia famiglia e tutti i presenti ci siamo sentiti soli.